Perché io di mestiere non so cosa faccio, e se è un mestiere quello che faccio. So però perché lo voglio fare, perché è bello innanzitutto. Toglietevi di testa che queste cose le possono fare solo quelli che hanno dato un termine bruttissimo, creativi. Tutti siamo creativi. Come ti fai i capelli tu la mattina? Penso che sia complicato, però voglio dire, lo fai a modo tuo, però gli eventi sono un fulmine che colpisce qualcuno, è un evento, un miracolo è un evento, ma una cosa che dura 42 anni o comunque mezzo giorno non è un evento più, è un'idea che si è ben posizionata nel panorama internazionale delle attività culturali e basta, finisce lì. Allora io non vengo da nessuna scuola, questo non significa niente. Perché bisogna studiare, c'è tecnica che bisogna apprendere, c'è valore nella conoscenza specifica di tutta una serie di discipline, è una scienza anche quella dell'organizzazione degli eventi culturali. Io credo nelle opportunità, credo nella capacità di impresa che ognuno di voi ha dentro. E quindi di mestiere forse faccio soltanto il fabbro ferraio, ogni tanto c'è un lucchetto chiuso e lo apro. E do l'opportunità a quello che c'è dentro, a questo scrigno, questo armadio aperto, di potersi esprimere e di potersi far vedere, di valere, Venezia, no? Di invidiare, invidia pure. Può sembrare un sentimento brutto, invidio quelli che. Ma poi invidi e poi capisci e poi fai qualcosa anche tu, uguale o diverso, meglio diverso. Tu devi essere contento di quello che fai, soddisfatto quando fai un programma, ah, finalmente la notte qualche ora puoi dormire perché quello che hai fatto lo ritieni ben fatto. Quando un'idea nostra diventa un rito la devi distruggere, perché non c'è emozione più in un rito. Non c'è emozione, sei obbligato a fare quella cosa, non la vivi più. Quindi dobbiamo essere capaci di costruire e di demolire. Ci sono momenti eccezionali dove devi dire. Toglierti gli occhiali e guardare il mondo da un'altra colorazione, un po' come l'attimo fuggente. Cambia completamente il senso della vita, cambia completamente il rapporto con gli altri, perché vediamo le cose da un altro punto di vista, no? Per dire quanto siete bravi e quanto siete capaci. Se vi mettiamo nelle condizioni di esprimere la vostra capacità e la vostra bravura, e vi diamo soprattutto una cosa, quella di credere in voi. Quali sono i curriculum che i miei collaboratori leggono e che poi mi sottopongono? Sono le cose curiose. Dovete essere curiosi, diversi. Io oggi parlo attraverso il web, anche se non escludo i giornali o la televisione. Le cose tradizionali si affiancano a quelle nuove, ma l'una non sostituisce l'altra, si integra. È normale, cioè utilizzate bene le capacità, le potenzialità e le risorse che vi danno le nuove tecnologie. Non piangete, sorridete, incominciate praticamente a immaginare che il mondo è tuo, la vita è tua e sei tu che devi convincere gli altri. Scrivete poche cose e buone, scrivetele in modo preciso, non siate superficiali e soprattutto pensate di non stare mai nel deserto. Ogni tanto però bisogna mettersi nel deserto come faceva Cristo, è un po' gridare, no? Una voce che grida nel deserto, è bello, la solitudine è bellissima, fino a un certo punto, poi ci vuole tanta compagnia, ve lo auguro veramente.